S come seppia, oh mamma mia, che siano strane per favore eh, perché quell'Atlantico eh, subiscono un po' troppi passaggi. State su quelle piccoline nostre con il loro nero anche perché la seppia eh, così aperta e una padellina eh, bella arroventata per pochi secondi e poi un goccino d'olio un goccino di limone mamma mia se invece se invece ci fate un inzimino vi renderete conto che a differenza del totano del calamaro ci vuole anche meno cottura ha una sua morbidezza la seppia se poi ci volete fare questa è mia eh, un passato di seppia col suo nero capirete che anche il nero può essere qualcosa di assolutamente buono Mm, in cucina ovviamente eh? però mi raccomando un soffritto di carota salata e cipolla un po' d'aglio un po' di peperoncino poi ci buttate dentro la seppia una patatina per una seppia così, no, diciamo due patate per mezzo chilo di seppia, eh? E poi pigliate il sacchettino del nero e frullate il tutto con il nero e verrà fuori questa minestra densa, questo passato denso e nero, 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 nero. Mentre frullate semi di finocchio e un po' di origano, mamma mia! Allora sì che un passato di seppia al nero diventa una roba entusiasmante, però anche soltanto scottate, eh? Tatà! Pochi secondi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e poi un goccio di limone se volete se no anche nulla salve buona seppia il mio cuore con le mente che ribolle